è alfiere della fiorentinità, soprattutto e orgogliosamente di quel popolo a sud delle mura affacciato sui primi colli del Chianti. Signori e signori, oltre che un grandissimo cantante e un grandissimo amico, ho l'onore e il piacere di chiamare qui sul palco Lorenzo Andreaggi. Lorenzo! Grazie Stefano! Finalmente! Grazie a voi, grazie! Finalmente! È vero? Ci siamo rincorsi, eh? Da tanti anni! È vero, alla fine sono riuscito a bloccarti. Sempre grazie a chi? A Ermanno Piani, che è stato il nostro gancio per riuscire ad averti con noi. Allora, io ho detto che Narciso Parisi è stato ovviamente colui che ti ha poi indirizzato più sulla parte cantata che sulla parte teatrale recitata. Avete fatto tante cose insieme. Che cos'è che di lui, io lo chiamo del maestro, perché quando andavo a trovarlo su a casa sua sembrava veramente di entrare in un museo la sua casa, e lo era in effetti, perché era un museo dove trasudava arte, musica, ovunque. Era un grande collezionista d'arte. Vero, verissimo. Che cos'è che ti ricordi di lui in modo particolare? Beh, Narciso è stato, oltre che maestro ovviamente di canto, anche un secondo nome per me, che mi ha abbracciato in quella che poi è diventato un lavoro per me, si può dire. E ho dei ricordi bellissimi, perché a casa sua, per iniziare la lavorazione del disco Italia, America e Ritorno, dove lui mi ha fatto la direzione artistica, passavamo ore a casa davanti a quel registratore ad ascoltare le canzoni che lui aveva portato al successo negli Stati Uniti e che in Italia poca gente conosceva, perché qui Narciso è conosciuto per l'Inno della Fiorentina. Sì, certo. Lui ha inciso miriade di canzoni negli Stati Uniti, molto belle. E ha avuto un grandissimo successo, sicuramente, forse un successo ancora più grande di quello che ha avuto in Italia. Esatto, è proprio così. Senti, allora, poi ti consegniamo il premio, però adesso tu ci regalerai tre brani che fanno parte della storia fiorentina. Sì. Allora, il primo, se non ricordo male, chiaramente è Firenze. Forza. Poi, scusate, allora vi chiedo la cortesia di abbassare un pochino il tono della voce, perché qua sul palco arriva e rimbomba un attimo, grazie. La seconda è Il Cappello di Paglia di Firenze. Esatto. E poi, quello che ogni tanto, visto che tu canti su, come si dice, quei veraioli, chiaramente il brano è In Riva all'Arno. E allora, con questi tre brani, ascoltiamo Lorenzo Andreaggi e poi gli consegniamo il premio Renzo Montagnani. Grazie Lorenzo. Grazie Stefano, grazie. Bene, partiamo quindi con Firenze, che è una canzone del 1928 scritta da Odoardo Spadaro mentre era a Parigi, perché i parigini avevano una loro canzone, ma i fiorentini ancora no. E questa appunto è un po' l'inno della città di Firenze, con l'arrangiamento un po' jazzato appunto del mio maestro Narciso Parigi. Firenze. Firenze, città d'ingegni arditi, la vive in una culla di colli che son sempre fioriti. Chi c'ha la su francese, chi c'ha la su australiana, poi c'è chi c'ha l'inglese o chi l'americana. Io c'ho la mi biondona, non sarà chicche, lei forse una cialtrona, però l'adoro senza reticenze, perché lei come me, lei è di Firenze. Firenze, città delle colline, in un punto che da un piano, da un bosco che lo chiama il Cascine. Chi va con la vettura, chi va con il cavallo, che il cielo sia coperto, ossia un tramonto.
manto giallo. Io ho, come tu vedi, quale cascine e cibo sempre a piedi. L'aspetto la ben piena di movenze, come fanno le bambine di Firenze. Firenze, città del viale dei colli, in mezzo al gran piazzale ci passano tanti furbi e tanti bolli. Chi va per il panorama, chi va farà l'amore, ma c'è chi di lì passa e lì si schianta il cuore. E passa fra tante voci che dico guarda e va in monte alle croci. Cappello in mano e quattro riverenze sotto un tramonto rosso di Firenze. Firenze mia. E adesso abbiamo del 1935 Il cappello di paglia di Firenze, una deliziosa canzone scritta da Garinei, Giovannini e Crame. Prego! La venti maggio impazza per le strade, Firenze ride per le contrade, e le cascine sembrano un affresco carnascialesco di un'altra età. Che sfoggio di eleganza, quante riverenze per dare il benvenuto al sole. E in queste circostanze la paglia di Firenze è proprio quello che ci vuole. Sul cappello di paglia di Firenze possiamo farvi tante confidenze, e si dice che Beatrice lo portasse nell'istante che ha incontrato padre Dante, ed i suoi versi sono le conseguenze di quella certa paglia di Firenze. Sul cappello di paglia di Firenze, oh quante mai reminiscenze, lo portava anche Fiammetta quando andava in tutta fretta all'abbraccio del Boccaccio, che dava inizio a comiche licenze vendendo la paglia di Firenze. Che l'anno passa sotto i sette ponti, nei dolci incanti dei suoi tramonti, e via dei calzaioli verso sera, è primavera di gioventù. Che gara di eleganze, saluti e riverenze, la luna ha dato il cambio al sole. E in queste circostanze la paglia di Firenze è proprio quello che ci vuole. Sul cappello di paglia di Firenze possiamo farvi tante confidenze, lo portava a Monnoretta quando Giotto in tutta fretta disegnò la O perfetta per misurarne le circonferenze all'ombra di una paglia di Firenze. Il cappello di paglia di Firenze per Galilei fu fonte d'esperienze, lo portava una ragazza su una piazza e non so dove, e lui disse pur si muove, il che dimostra in fondo che le scienze si ispirano alla paglia di Firenze. Il cappello di paglia di Firenze è proprio adatto per tutte le evenienze, per parlarsi, per amarsi, per baciarsi impunemente sotto il naso della gente. Perciò la serie delle confidenze finisce coi bacioni di Firenze. Grazie.
in Riva all'Arno, una storia ovviamente di un ragazzo che viene lasciato dalla sua fidanzata e decide di buttarsi di sotto del ponte. Vediamo però cosa succede, se lo fa veramente. Vediamo, in Riva all'Arno. Quando tu mi dicesti sono stanca, facciamo festa con l'amor per te, e un turno che ti scorsi sono franca, c'è un altro che mi piace più di te. Così tu mi piantasti e solo mi lasciasti, o donna tanto amata lì sulla cantonata. In riva all'Arno andai coi figliolore, ma l'acqua ti un trovai per il micore, e dissi allor di botto mi butterò di sotto, ma l'Arno eran secca bimba mia, e un c'era acqua e presi e venni via. Soffrire, pensai per fin di perdere il giudizio, quando dopo tre giorni vidi uscire da casa tua un lieto sposalizio, con un altro ti sposasti, di me tu ti scordasti, per cui il dolore pazzo, e dissi, ora m'ammazzo. In riva all'Arno andai sulla scaletta, ma sopra ci montai per disdetta. Come un sonno pare, e volli giù guardare, ma l'Arno era in piena mia fanciulla, c'era troppa acqua e un ne feci di nulla. E il mio grande dolore guarito fui, vedendo in tuo marito angelo mio, sì che pensai se non ti sposava lui, in quelle condizioni c'ero io. L'è brutto asserpentato, l'è secco allampanato, e non ha più scarpe in piede, l'è becco e un senapete. Sull'Arno a sospirare ora va lui, e se si può affogare affari sui. Intanto dai lungarno, e rido e guardo l'Arno, e se mi ridovessi innamorare, son più tranquillo che ora so notare. E allora, premio Montagnani 2024. Prego, che la si può buttare anche lei di sotto lì? No, c'è un problema. La mi dica. Sì. Vai. Eccoci, eccoci. È sempre così. La vuole cantare? Che la vuoi cantare? Mi dica. Facciamo la cappella, va bene? Assolutamente sì, vai. Garrisca il vento in la mano viola, sui campi della sfida e del valore, una speranza viva ci consola, abbiamo 11 atleti e un solo cuore. Oh Fiorentina, di ogni squadra ti vogliamo regina. Oh Fiorentina, combatti ovunque ardita e con valor, nell'ora di sconforto e di vittoria, ricorda che del calcio è tua la storia. Forza Viola! Forza Fiorentina! Forza Viola! E allora, Premio Montagnani 2024, a Lorenzo Andreaggi consegna il premio il presidente Stefano Boccalini, che arriva prontamente accompagnato dalla nostra Giulia, che gli consegna il premio ufficialmente. Eccoli là, e insieme naturalmente, eccoli qua che arrivano tutti e due. Presidente, lei è troppo grasso, lei non ci passa. Presidente, le consegno il premio da consegnare a Lorenzo Andreaggi. L'applauso del pubblico. Grazie, grazie davvero. Grazie Presidente. E vorrei, caro Lorenzo, c'è per te anche un omaggio gentilmente offerto dalle profumerie Le Vanità e da Claren, che sono partner insieme a noi di questo grande evento. E quindi Benedetta Sabatini,
che sale sul palco, ti aiuto, prego, e consegna direttamente a Lorenzo Andreaggi. È veramente un piacere grandissimo, Lorenzo, finalmente ci siamo riusciti a consegnarti il premio. Ci siamo visti, ci siamo incontrati. È vero, e non è poco. E che sia un incontro di lunga data e ce ne siano tanti il altri, tanti. Il primo di tanti, grandissimo. Signori, Lorenzo Andreaggi! Grazie Lorenzo, complimenti davvero. Allora, consigli un attimo il microfono, grazie. Allora, io vorrei fare una cosa adesso. Bravo Lorenzo! Vorrei chiedere